Valle Desma in aria, prova a staccare Siani, un rimpallo, la palla va dentro e il gol lo segna incredibilmente Gentiletti, che fa 1-0 nello stadio dove si è rotto il crociato, torna e segna un gol che può valere tantissimo per la Lazio. 1-0 quasi in maniera casuale, la palla scorre all'altezza del primo palo dove salta di testa Siani, rimbalza sul ginocchio, sullo stinco di Gentiletti che riesce comunque a indirizzarlo verso lo specchio della porta. Il calcio veramente riserva queste storie incredibili. Ha aspettato tanto di tornare a giocare, bagna il ritorno in campo con un gol importantissimo. Eto'o non riesce a salvare sulla linea, ma come dici tu, sfiora Siani, ginocchio di Gentiletti. Dal Genoa alla Samp, dalla rottura del ginocchio al gol con il ginocchio, il destro, lì si era rotto il sinistro. Il calcio veramente, l'hai detto tu Luca, e l'avevamo detto anche prima che segnasse. Comunque già il fatto che tornasse in campo a Marassi era incredibile. Ma segni il gol del 1-0 in questo modo, col ginocchio, essendosi rotto il ginocchio, veramente clamoroso. 1-0 Lazio, si sblocca la partita.